Buon pomeriggio a voi. Allora, stamane ero alla procura di Monza, ho fatto anche una breve live con alcuni interventi che ci hanno spiegato esattamente gli obiettivi di questi presidi in oltre 50 città italiane. Proseguirà fino al 26 di maggio. Tra l'altro, domani farò un salto alla procura di Milano. Continuate magari a seguire le dirette che farò in questi giorni. L'obiettivo è chiaro, da parte dell'Associazione del Popolo, del presidente Francesco Carbone, al punto centrale nell'abuso che si fa del modello 45, ma questo non è l'unico punto. Ci sono tantissime questioni che riguardano, se possiamo usare il termine mala giustizia, ma secondo me bisognerebbe utilizzare un termine molto più duro nei confronti della giustizia del nostro paese negli ultimi 25-30 anni. Ma veniamo al video di oggi pomeriggio, che è ancora una volta incentrato sul conflitto fra l'Ucraina e la Russia. Io continuo a sentire in questi giorni analisti in Italia, politici in Italia, continuare a dire che bisogna assolutamente fermare Vladimir Putin. E io non sento mai invece parlare del fatto che bisognerebbe fermare Joe Biden, perché vedete, il vero problema, dal mio punto di vista, è soprattutto l'America. Sia per quanto riguarda la comunicazione, e abbiamo detto più volte quanto ormai la comunicazione sia fondamentale, sia a livello di propaganda, in qualche modo per cercare di coinvolgere l'opinione pubblica e di portarla dalla propria parte, ma anche per quanto riguarda il conflitto, no? I mezzi di comunicazione molto sofisticati che si utilizzano per intercettare il nemico, per mandare dei messaggi fuorvianti, magari per ingannare il nemico. Ci sono tantissimi sistemi ormai molto sofisticati per quanto riguardano la comunicazione, ma rimaniamo un po' alla comunicazione semplice, nel senso quello che è l'enunciato da parte dei vari potenti della terra. Joe Biden ha continuato in questo e continua tuttora in questo linguaggio estremamente aggressivo nei confronti di Vladimir Putin, e qualcuno gli ha risposto: beh, è un po' difficile che tu possa pretendere che prima o poi Vladimir Putin si sieda intorno a un tavolo con voi americani che tutti i giorni avete nei suoi confronti questo tipo di atteggiamento. E l'altra cosa riguarda l'analisi storica, che non viene mai fatta, sulle precise responsabilità da parte degli Stati Uniti. Non si vuole ammettere che l'espansionismo americano ha dato il là alla Russia per poter poi invadere l'Ucraina. Molti dicono che però questo è un pretesto. Potrebbe anche essere un pretesto, ma è una realtà, è una verità. Che 30 anni fa, se andate a vedere la cartina geografica riguardante i paesi che aderivano alla NATO, eravamo molto lontani dai confini della Russia, ed oggi sappiamo che ci sono tantissimi paesi che accerchiano proprio la stessa Russia e l'Ucraina stessa, e questo è doppiamente grave, è un inganno, una truffa da parte della NATO, fa parte della NATO, perché non occorre firmare un pezzo di carta, sono i fatti che dimostrano che l'Ucraina fa parte della NATO, perché quando tu invii armi, e questo lo hai fatto tu, Stati Uniti, molto prima del conflitto, cioè molto prima del 24 di febbraio, quando tu sempre più spingi sotto i confini della Russia i paesi NATO, dall'Estonia, Lituania e quindi ultimo appunto anche l'Ucraina, è chiaro che tu hai un obiettivo ben presente di continuare a far sentire la tua pressione ai confini con la Russia. E allora, in ultima analisi, rimane valida la mia osservazione: noi dobbiamo impegnarci per bloccare Joe Biden, ma quando io dico noi, intendo noi anche popolo italiano. Io non ho ancora visto una proposta di fare una manifestazione davanti all'ambasciata americana o le ambasciate americane in Italia. Questo sarebbe un forte segnale anche da parte
del nostro paese inteso come popolo, perché ho sempre distinto quello che è il popolo da quello che è il governo italiano. E questa è un'azione che dobbiamo proporre, che dobbiamo cercare di mettere in cantiere, è un'azione importante perché sono gli americani, sono Joe Biden che in primis vanno fermati. Con questa osservazione vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.